Settimana con l'Australia, la lunga stagione della nazionale maschile, le intenzioni del commissario tecnico Blengini nell'intervista di Maurizio Colantoni. Quando il CT si sveglia e davanti ai suoi occhi vede la maglia azzurra, cosa pensa? Prima di tutto cerco un caffè e poi penso che anche oggi la voglia di tutti è quella di aggiungere qualcosa rispetto a ieri per arrivare a un domani che è quello che non diciamo, ma che tutti noi abbiamo molto chiaro nella testa. Parte il cammino degli azzurri di Gianlorenzo Blengini verso l'appuntamento più importante, il Mondiale italiano. Nell'anno del Mondiale chiaramente è una responsabilità in più, ma è un privilegio che secondo me vale la pena vivere, che uno sogna, che uno quando inizia a fare questo lavoro vorrebbe poter fare. Poter allenare campioni come Ousmane Mountoré, Van Zijzeve, Lanza, Giannelli, Anzani e tantissimi altri, qual è? È una bella sensazione, è la sensazione prima di tutto di grande privilegio. Oltre alle qualità tecniche, dimostrano grande personalità, dimostrano grande carattere e soprattutto la forza e la volontà di non mollare mai e di buttarsi verso un obiettivo con tutti gli strumenti che hanno. La maglia azzurra, eh? Grande emozione, è bello, è figo, molto figo, però non bisogna essere impazienti. Noi dobbiamo arrivare a questo mondiale bene e per arrivarci bene dobbiamo progettare bene, far fare un percorso corretto, ma non essere impazienti. Arriva, il 9 settembre arriva, bisogna arrivarci bene. E sempre per il volley, partenza difficile per le azzurre nella Champions League. Le ragazze di Mazzanti sono state sconfitte 3-0 dalla Turchia. Questa notte, con differita alle 24:50 su Rai Sport più HD, affronteranno la Polonia. Tutte le notizie sul nostro sito www.raisport.rai.it.